che si gira qua. Chiara, si legge insieme. Si guarda insieme, vedo io. Vedi, bravo. Sta comoda. Oh, vediamo un po'. Un bel... Che fa? Un bel quadro, ha fatto un disegno. E qui chi c'è? Finito. Vediamo se c'è. Questi chi sono? I porcellini. Ah, che bello, vero? Aspetta, la si cerca il lupo e poi si legge la favola. Dove è andato a finire? Eccolo! Chi è questo? Il lupo. E com'è il lupo? È bello il lupo. Non è verbone? È bravo il lupo? Accidenti! Allora questo bimbo è qua. Thank you.
no, fallo c'è, su. Fallo c'è, vai. No, no, bella fattura, basta. Che se ne riparli. Scherzarli tu, dai, provaci. Da sola. Oh, benissimo. Vai, schiaccia ancora un pochino questo. Più piccolino, vai. Ecco. Che colore ci vuoi? Guarda bene, Chiara, il cuore, la banana, la mela, la pera. Il colore ci vuole con questo, magari. Verde. Un po' la creatura. La mia mamma si scorda di mettere i capelli. Non c'è il cappello. Perché? C'è il cappello. La bocca forse andava fatta. Questo lo faccio come naso. Ciao amore, dimmi cucciolino. Ma che hai fatto, papà? L'hai fatto te. E te. Sei stata te. Guarda ma bello che la fa. Brava, veramente. Hai anche te. Amore, io devo sistemare una cosa qui con la Scinzia. Posso venire dopo? Sì. Un bacino. Guarda Francesca, facciamo la casina? Cammina, eh? Questo non cammina. Chi è che è arrivato? Guarda.
anche per esempio nella situazione. Nella situazione, lasciala fare. Certo, e poi è difficile per te perché non siamo mai talmente sereni da essere distaccati da queste situazioni. Sì, siamo sempre coinvolti. Sì, non c'è niente da fare. Esatto, oltretutto. Le ricordi le regole? Non ci si fa male, non si fa male agli altri bimbi. Non distruggetela, non gli devi dare le spinte, vero? Perché te le ricordi le regole, Francesco? Noi le abbiamo detto che tu non eri ancora arrivato. Che non si fa male ai bimbi, eh? Perché non me, se le mai fanno ancora, io non glielo dico. Non glielo dico le regole. Laura, mi aiuta per il castello. Ora. Cosa ti ci manca per il castello? La scaletta. E dove la devi mettere la scaletta? Qui sotto? Ha già mangiato il suo bambino, non è ora di visita, lei torni quando è l'ora. Io sai, poi ero caduta in una depressione incredibile. Ciao, sei mollo? Mi porchi, non ci sanno fare con i bambini, poteva fare il veterinario, poteva fare lo spazzino, poteva fare qualsiasi altra cosa, cioè, non... Un pochino di tatto in più nei confronti dei bambini, se fai il pediatra lo devi avere, per anche forza. Come di a me sinceramente, dopo spendi 50.000 lire, pazienza, se ti fa sentire meglio a te e ti dà un pochino più la carica per andare avanti, pazienza. Per cui l'Ilaria... ne ha avuti tanti di dottori, anche perché l'anno scorso ebbe un'annata tremenda, però io me ne accorgo da come le toccano sti figlioli, guarda, veramente non sai da che fare. Poi era proprio il periodo che l'Italia lo poteva vedere i dottori, chiaramente Marina era traumatica, ora no, guarda, ora non ha superato, ma inizialmente insomma questa non sapeva da che parte fare. Capito? Ma fa il veterinario come giustamente ha detto lei. Mi chiedi poi... che... Ci sei rimasto male? Mio! Babbo testa duda. Anche il babbo. Mamma, due babbi. Due babbi. Due babbi? Sì. Anche babbo testa duda. Babbo testa duda. Giacomo? Giacomo? Sì. Perché adesso è stato così, grazie a tutti.